Si può associare l'idea di cool ad un furgone? Fino a qualche mese fa avrei avuto qualche dubbio, ma ora la risposta per me è sì. E lo è da quando è arrivato sul mercato il Volkswagen ID. Buzz, nel nostro caso ID. Buzz Cargo, il van chiamato a ripercorrere i fasti del mitico Bulli, ma in chiave super ecologica e tecnologica. Se abbia le carte in regola per farlo, lo scopriamo subito nel nostro perché comprarlo e perché no. Prima però il consueto invito a starci vicino attraverso i nostri canali YouTube, social e naturalmente sul sito omnifurgone.it. Fuori com'è? Il logo Volkswagen più grande che si sia mai visto su un veicolo moderno. Questo è il biglietto da visita con cui si presenta il design di ID. Buzz Cargo, che può contare anche su uno stile techno retro che non passa davvero inosservato. I riferimenti al Bulli, o meglio le citazioni stilistiche, sono abbastanza evidenti, come le linee curve compatte e il muso schiacciato. Tuttavia ID. Buzz Cargo colpisce anche per quel suo modo di essere moderno e soprattutto funzionale. Il frontale è impreziosito, oltre che dal già citato super logo, anche dalla firma LED che prima disegna poi unisce i proiettori principali al LED di serie e Matrix in opzione. Per esigenze aerodinamiche il parabrezza è inclinato, creando un bel po' di spazio prima del volante. La lunghezza totale si ferma a poco più di 4,70 m, mentre l'altezza circa 1,90 m, e forse anche grazie alla larghezza che sfiora i 2 metri senza considerare gli specchi, che nonostante si tratti di un midvan, ID. Buzz appare ben proporzionato. Interessante il posteriore, dove la fa da padrone forse anche troppo il portellone a doppio battente, ma anche dove le linee high-tech si esprimono di più, soprattutto nei gruppi fari e nel mini spoiler che prolunga il disegno del tetto. Quanto posso caricare? La natura elettrica e il design originale di ID. Buzz Cargo non devono però far passare in secondo piano la sua funzionalità come veicolo commerciale, e infatti ci troviamo di fronte a un vano di carico che sfrutta al massimo le dimensioni compatte della carrozzeria e offre una discreta abitabilità per le merci. Diciamo subito che nell'ID. Buzz Cargo standard di cui parliamo entrano due Europallet. Significa che la larghezza massima del vano di carico è di 1732 mm, che diventano 1230 fra i passaruota. La lunghezza con le porte a battente è di oltre 2,20 m, mentre l'altezza si attesta sul 1,20 m. In tutto il volume massimo per le merci è di 3,9 metri cubi, per una portata più da small van che da medio di 647 kg. Non si tratta di misure stratosferiche, ma dobbiamo anche considerare la tara delle batterie e la necessità di privilegiare la guidabilità e l'autonomia. Tuttavia il vano di carico è regolare, ottimamente gestibile, dotato anche di numerosi scomparti chiusi e facilmente raggiungibile anche dalla porta laterale scorrevole. Da non sottovalutare la possibilità di trainare fino a una tonnellata, il che non è poco per un elettrico. E in cabina? Minimal, chic e high tech, ecco come appaiono gli interni di ID. Buzz Cargo, dove si toglie quello che non è necessario per aggiungere la giusta dose di praticità, eleganza e tecnologia, creando un ambiente di lavoro sufficientemente funzionale ma anche piacevole alla vista. Comoda ed ergonomica, ecco altre due parole per descrivere la cabina dell'ID. Buzz Cargo. Anche se non sembra, i vani ci sono e sono capienti, a cominciare dal classico cassetto davanti al passeggero per poi continuare con la grande vasca sopra tutta la plancia. Volendo rinunciare al terzo sedile anteriore, è possibile anche montare il cargo box multifunzione e rimovibile. Tante le prese USB ed è presente anche il vano per la ricarica a induzione dello smartphone. Funzionale il volante, che integra numerosi controlli a portata di dita. Avvolgenti e morbide le sedute, che favoriscono la salita e la discesa dal van. L'interfaccia con il conducente è affidata al cruscotto intelligente, diviso fra cockpit completamente digitale davanti all'autista e schermo touch al centro della plancia. Da qui si organizzano e comandano tutte le funzionalità del veicolo, impostazioni delle modalità di guida e ADAS compresi.
Grande la connettività che, oltre a integrare Apple CarPlay e Android Auto, anche in wireless, permette di monitorare il van, attivare funzioni e aggiornare il software over the air anche direttamente dall'app sullo smartphone. Come va? Con ID Buzz Cargo mi voglio sbilanciare nel dire che va davvero bene, e non faccio solo un discorso di potenza o di coppia, che nei veicoli commerciali, come sappiamo, sono importanti, ma di erogazione e gestione di queste due. Nonostante la massa si faccia sentire sin dai primi metri, infatti in movimento tutto è molto semplice e soprattutto si impara subito a gestire la marcia anche in funzione dei consumi. In questo aiutano sicuramente i 204 cavalli, o meglio i 150 kW di potenza, che non fanno mai mancare il giusto supporto all'autista, dando sempre l'idea che ID Buzz Cargo possa farcela. Saliscendi, ripartenze, percorsi urbani e autostradali non costituiscono mai un problema per ID Buzz, nonostante, come dicevo prima, la massa non sia delle più leggere. La piattaforma MEB fa il resto, piazzandogli 85 kWh di batteria, di cui 77 disponibili, nel pianale e abbassando il baricentro e contribuendo alla stabilità, limitando il rollio. In queste condizioni l'unico accorgimento è quello di non farsi prendere troppo la mano dalla facilità nelle accelerazioni per non compromettere la carica delle batterie. Una condizione che però viene favorita dalla semplicità di gestione dell'erogazione, per cui anche il piede meno esperto di guida elettrica riesce a trovare il giusto equilibrio. Discorso un po' diverso per la guida autostradale, dove è più facile farsi prendere il piede e dove si rischia di consumare un po' di più, visti i pesi in gioco. Basta comunque tenere una velocità di crociera costante e farsi portare un po' dall'inerzia per rientrare nei giusti consumi. È comodo? Quando ho visto da fuori, prima di salire in cabina, le grandi ruote da 235 su cerchi da 18, mi sono immaginato un'esperienza quantomeno un po' scomoda sulle sconnessioni delle strade romane. Niente di tutto ciò. Sui D-Buzz il comfort è curatissimo, così come la guidabilità, che può contare anche su un diametro di sterzata oltre i vertici della categoria. Partiamo proprio da qui, dato che la configurazione a trazione posteriore favorisce la libertà delle ruote davanti, che possono far girare ID Buzz Cargo in un diametro di 11 metri. Silenzio e un ottimo assorbimento delle imperfezioni stradali contribuiscono certamente a un ambiente di lavoro più confortevole, così come la buona visibilità, nonostante il parabrezza sia sufficientemente aerodinamico. Come detto, le ruote alte, inedite su un van e a maggior ragione elettrico, non sono un problema, anzi danno il loro contributo alla precisione di guida, guida che viene assistita da ben 30 fra supporti e dispositivi di sicurezza, purtroppo non tutti, anzi pochi, di serie. Fra i più tecnologici troviamo sicuramente l'Intelligent Travel Assist, che integra le funzioni di mantenimento e cambio corsia, il Cruise Control adattivo e l'Active Brake Assist per fornire un'esperienza di guida autonoma di livello 2. Interessante il sistema automatico di parcheggio che, oltre alla manovra, assiste, grazie alla funzione memory, il conducente anche negli ultimi 50 metri del percorso abituale di parcheggio. Difetti? La perfezione, lo sappiamo, non è di questo mondo, e nonostante Volkswagen ce l'abbia messa davvero tutta per fare di ID.Buzz un prodotto al top, qualche piccola pecca gliel'ho trovata, tipo questa qui. Non bellissime da vedere, ma purtroppo indispensabili se si vuole privilegiare il lato più professionale. In cabina, come detto, tutto è molto funzionale, anche se nella ricerca dei materiali qualcosa in più si poteva fare. Non un difetto, ma in ambito professionale un po' scomodi da imparare sono i comandi a sfioramento, un classico Volkswagen che non mancano nemmeno su questo ID Buzz Cargo. Da ultimo, come mia opinione personale, qualcosa in più di serie a livello di ADAS poteva essere previsto. Quanto consuma?
Nella mia prova, che ha compreso sia percorsi urbani sia extraurbani, a veicolo parzialmente carico e con due persone a bordo, in circa 150 km ho consumato una media di 17,3 kWh per 100 km. Il che significa che, facendo i conti con questi valori, se consideriamo una capacità massima delle batterie a 77 kWh, l'autonomia massima è di 445 km. Una nota sulla ricarica di ID Buzz, che riceve fino a 11 kW in corrente alternata e fino a 170 in continuo. Qual è la combinazione migliore? Premesso che tra qualche mese dovrebbe arrivare anche la versione a passo lungo, per il momento le opzioni di scelta si limitano, per così dire, alle tinte, carrozzeria e agli accessori, ma credetemi, non è poco. Ufficialmente la versione long wheelbase è attesa per l'inizio del 2024 e porterà anche un pacco batterie più grande. Per il momento però l'unica opzione di carrozzeria è quella provata. Disponibile anche l'opzione Charge Your Logo, che permette al momento della scelta in concessionaria di personalizzare la parte superiore della carrozzeria in bianco con una scritta o con il logo della vostra attività. Quanto costa? Di Buzz Cargo parte da un listino IVA esclusa di 48.800 euro. Fra gli equipaggiamenti di serie troviamo il digital display e i fari a LED anteriori e posteriori, oltre ai sensori di parcheggio e di prossimità. La lista degli optional è comunque molto ampia e c'è la possibilità di acquistare anche in pack. Alcune funzioni sono scaricabili anche over the air dal sistema dell'infotainment. La personalizzazione Charge Your Logo costa invece circa 1.600 euro più IVA. A chi lo consiglieresti? Non faccio torto davvero a nessuno nel dire che ID Buzz Cargo, oltre a essere un validissimo veicolo da lavoro, è anche un bellissimo strumento per promuovere la vostra attività. Un biglietto da visita che non passa inosservato e che può aiutarvi a raccontare quello che fate e soprattutto come lo fate. Lo abbiamo visto recentemente anche nella nostra prova speciale e dunque il consiglio è: se siete cool, se vi ci sentite o se volete diventarlo, ID Buzz Cargo è il van che fa per voi.